Benvenuta, Annarita. Buonasera, Antonella, che piacere. Stai bellissimo, stai bellissima. Grazie, molto gentile. Senti, mi ha colpito una storia. Siete un po' un duo con il tuo compagno Vincent, sì, no? Cantate sempre insieme e lo devi soprattutto a lui, se sei qui, lui che ti ha convinto a iscriverti a The Voice. Sì, perché io non ne avrei avuto il coraggio, sono sincera. Invece lui mi ha spinta proprio, mi ha dato proprio la spinta decisiva. Ci ha lasciato i riflettori tutti per te. È stato veramente un atto d'amore e di generosità da parte sua, questo è vero. E io devo molto al mio compagno perché dopo aver lavorato per tanti anni in un'azienda come impiegata, lui mi ha dato l'opportunità di seguire questo sogno, di fare la cantante insieme a lui e poi di arrivare oggi qui. Sto vivendo una storia bellissima, sono felice, veramente. Andiamo a viverla fino in fondo perché adesso manca il finale, la ciliegina, diciamo. La ciliegina sulla torta, manca il palcoscenico, la cosa più bella. Certo. Certo. Andiamo a cantare? Ok, grazie. Andiamo, Narita. Tu sei il famoso Vincent. Io sono il figlio. Abbiamo parlato di te. Tu sei il figlio? Io sono un amico di famiglia. Perfetto. Buongiorno, principessa. Love, as if you were a child. Che bello, Smile, no matter what they tell you. Don't listen to a word they say, cause life is beautiful that way. Tears, a tidal wave of tears. Light that slowly disappears. Wait before you close the curtain. There's still another game to play, and life is beautiful that way. Annarita Deli Ponti, ho 68 anni e arrivo dalla Brianza, da Costa Masnaga. Che bella che sei! Grazie! Io purtroppo non mi sono girata perché sto cercando voci un po' più scure, certo, meno solari come la tua. Certo. Ma tu sei bravissima lo stesso. Grazie mille, grazie Loredana. Ma hai studiato? No, sono un autodidatta. Perché avevi un'impostazione anche... Ma è una cosa che mi viene molto naturale, un registro che mi viene molto naturale. Io ti ringrazio perché mi hai fatto rivivere un momento fantastico. Certo. E le scene di un film capolavoro che è La vita è bella, del grande Roberto Benigni, Nicoletta Braschi. Grazie mille. E veramente. Posso dire una cosa? Durante la pandemia... Io mi sono messo al pianoforte e ho fatto una versione di La vita è bella e l'ho pubblicata. Mi ha scritto Nicola Piovani e mi ha fatto i complimenti. No. Per me è stato un giorno straordinario. La vita è bella, perché la vita è bella. È vero. Io ho goduto moltissimo per la leggerezza del tuo canto, la precisione, quindi grazie. Ti ringrazio. No, ringrazio io voi. E ringrazio voi per questo sogno che sto
che sto vivendo, veramente. Poi devo dire che adoro la canzone napoletana, non l'ho detto, ma io la amo. Infatti canto anche molto napoletano, tutti i classici napoletani. Infatti la tua voce sul napoletano... Ma mi dispiacerebbe fare un pezzettino con Gigi, se è possibile, però... Se come no, cosa vuoi fare, dici? Ma magari una reginella, perché no? Disposizione. Wow! Wow! E lo stai invitando a nozze! Scusami! Allora, secondo me per te potrebbe andare bene in fa. Sì. Ok, va bene? Te si fatta una vesta sciullata, un capiello, una strepe rosa, stiva miezza, atrio quattro santosa, e parlava francese così. La tira che t'ha incontrata fu la triera a Toledo di Orsì. T'ha voluto bene a te, tu mi hai voluto bene a me, ma non ci amammo più. Mai vota tu, distrattamente pensa a me. Grazie, grazie maestro, grazie mille. Bravo, 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 bravi, bravi. Che dolcezza. Grazie Risa. Sai cosa sembri? Una voce, sai, di quelle aree. È vero, da colonna sonora, cartone. Sì. I sogni sono desiderati. Grazie. Soave. Di felicità. Anche a me lo dicono a volte. È vero. Sei stata dolcissima a duettare con Gigi per poi scegliere me. Sei stata bravissima, veramente. Allora, è arrivato il momento di votare. Arisa, Clementino e Gigi. I sogni sono desideri, prego. Mi sento in imbarazzo, però sento che ci accomuna la dolcezza. Scelgo Arisa. Ti è piaciuto questo video? Iscriviti al canale di The Voice, ne potrai vedere tanti altri.